Ritardo, 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 ritardo. Come cazzo hai messo la webcam? Ok, perfetto. Ciao a tutti, minchioni. Ciao a tutti. Ciao. Un attimo solo, ragazzi, devo finire di impostare delle robe, che sono stupido. Ecco qua, ciao a tutti, ciao Spermafrost. Ok. Ciao Spermafrost, ciao Enderfire, ciao Jacko, ciao Fabrizio. A quanto pare ciao Chiara, evidentemente, visto che Fabrizio scrive questo. Ciao a tutti, come va? Come prosegue la vostra domenica? Tutto bene? Possibile? Oddio, io sono distrutto, ragazzi. Stamattina ho fatto 35 km, penso, a piedi in giro per Verona. E... Possibile? Esatto. Ciao, aranciata, che mi dici? Ti amo, aranciata. Perdona che ciò. Un attimo, eh. No, è che c'era un attimo di capire delle cose. 12 mesi. Chi? Lanciata? Cazzo, è vero. Ma sì, ma era già da un po' che aveva lo stemmino dei 12 mesi. Minchia, è un anno. Pazzesco, ragazzi. Ma... Aspetta. Ma quindi Lanciata è abbonato da prima di Geox? O forse in realtà Geox aveva saltato un mese. Può essere. Tra 6 giorni scade il mio. Voli fuori dal gruppo, mi sa. Mi saluti. Ciao, Fabrizio. Ciao Pachi Morente, non osare a cacciarmi dal gruppo. Eh beh, se non paghi la sub, mi dispi. Cioè, ma voli fuori. Ma è la legge, non lo decido io, la decido il governo. Ecco. Paga! Esatto, bravo, speriamo forse. Allora, ditemi se la musica è troppo alta, se va bene, se non va bene. Come mai hai fatto la leva a quest'ora? Ragazzi, perché stasera, come ho scritto sul gruppo degli abbonati. Un attimo, calmini, ragazzi. Come ho scritto sul gruppo abbonati. E fondamentalmente stasera sono di grigliata. E per cui, insomma, mi dispiaceva non fare la live. E allora ho deciso di ecco, insomma. Che cazzo? Chiara? Ma vedo strano, Timmy, è diventata una donna. Signora Timmy? Me ne vado, Se ne va? ascolta, posso uscire di qua? Sì, prego, prego, Posso? ma... Così, per... Esco di qua? Posso? O di là? Dove vuole? Ma vuole, Ciao. ma vuole venire a fare due chiacchiere invece di andare fuori dal cazzo? È Ah, caldo fuori? posso? Sì, guarda. Ti lascio anche la sedia. Seria? Sulla sedia, ma dai, chiudo anche la porta che magari sentiamo di... Io Wow! sulla sedia ti faccio provare una vera Cos'è sedia da sta cosa? gaming. Cos'è sta cosa? Ma cosa è successo, Timmy? Non lo so, È diventata una è donna? successo qualcosa. È anche un po' più sgonfio, vero? Eh sì, ma cioè, al rossetto. Non sarà mica la signora Timmy quella. No, secondo me no. Sembra che ha la bocca bucata. Signor Timmy! Ma è incoglionita, non se n'era accorta. Hai i baffi a rossetto all'improvviso. Vabbè, il rossetto non ci voleva niente, però non avevi i baffi, quindi aspetta, io mi confondo. Ah sì, perché tolgo questo. Tu non hai i baffi, a parte che sono sfatta. Cioè, questo Sì, si beh, chiama siamo sfatti caldo, tutti e due. 35.000 gradi. Schifo. Ma fa più caldo, fottiti, Dio caro. Ah, ragazzi, ci sono anche i miei, vero? Sì, aspetta che guardiamo. Non so chi ci sia in realtà. Vabbè, Fabrizio. Quindi sta live speciale, eccola qua la live speciale. Questa è la roba importante che devi dire. Hai deciso finalmente di quittare, Filippo. No! C'è il No! dag. Ah, grigliata, attenzione, Maria è nudo, incredibile. Incredibile. Ah, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Greve. Greve. Vabbè, ah poi Fabrizio che cringe perché ovviamente lui sapeva tutto quel Allora, bastardo Fabrizio ha per colpa detto, mia. ma non lo so perché ci ero arrivato, ma cosa ci ero Fabio arrivato? già lo sapeva, sì. Perché qualcuno qui ha fatto un errore. Fabio già lo sapeva perché ho fatto gazzada. Grazie. Cioè, signor Timmy. Ah, non aveva le fossette, effettivamente. Signor Timmy. No, Timmy, lascia stare, va? Mi casta di. Signor Timmy, por favor. Aspetta, aspetta, faccio una cosa che. Se lo devo fare. Aspetta. Mettili insieme. Aspetta, ok. Uff, grazie.
Era questa la stronzata che dicevo che avevo fatto, che non ti saresti mai aspettato. Ciao ragazzi. Mi è venuto. Sto morendo. Ma che belli che sono. Guarda che carini. Ma se mi fossi. Ma vuoi che li ripassiamo i baffi a Timmy? No. Ok. Chiara fatta? Probabile. Chiara puzzi? Beh sì, penso che puzziamo in questo momento. Questo del sesso con le rime bucali. Che cazzo vuol dire? Cosa speciale è il fatto che stiamo insieme? No, è il fatto che è qua e io sono qua. E lei... Allora ragazzi, questa è stata la cosa. Avete presente quando ho detto forse salta la live di venerdì perché devo dare il computer? Cioè in realtà dei tuoi non c'è nessuno. Quindi io farei una cosa. Visto che non c'è più il segreto di stato. Top scammer. Claudio, in realtà c'è un motivo per cui mi sono spammato. Today is gonna be the day. Dai, muoviti. Guarda. Romeo 1-2 fa lil. Così. Chiara dimonisce un po'. Chiara a fuoco è ancora meno simpatica. Cioè, ragazzi, capite? Chiara dimonisce un po', vedi il pari. Ma se io mi giro sparisco, forse. Ma no. C'è un merenda invece. Ti vuoi di far merenda? Vado a prendere qualcosa. Dai, fai il tuo lavoro. Cara. Allora, ragazzi, salve. Incredibile. Sono il pack. Perché Chiara è qua? Allora, ragazzi, vi spiego una. Il pack è più tetto di Chiara, quello è assolutamente vero. No, scherzo. Allora, imitazione. Chiara, ti pentirei di essere messa con pacchi. Ma in realtà no, perché. Vabbè, sono ventilato, ma come cazzo fa? Ragazzi, un attimo. Okay. Lo strozza. TRS più. Pezzi di merda. Vuoi una 5? Allora, comunque, dicevo. Non so cosa sia una 5. Però vuoi una 5, prezzo. Ah, prezzo amico, ho capito cos'è una 5. No, grazie, lo stesso. Grazie. Allora, ragazzi. Ciao. Sono scomodissima. Come sei scomodissima? Cioè, sicuramente è meglio della tua sedia del cazzo. Allora, il tuo sedia che è? Ma guardate dentro. Eh sì, c'è il ventilatore. Ah. Si chiama così. Mi metto qua. Non ci si sta nessuno, il Deg l'ha appena vista. Che figa, era. Deg, istituzione. Ciao Deg, grandissimo. Vediamo se sul gruppo Telegram qualcuno caga. Oh, nessuno caga. C'è Cloud. Comunque. Non stiamo parlando niente. Il mio gruppo ormai, a parte Fabrizio che. Scatene lo sguardo! Chiaro, ora che sei al nord puoi dirlo che è meglio il nord dell'Africa. Allora. Puoi dirlo così. Sono stata a Verona. Ho visto sputi. È vero! Scendo uno sputo. Allora, tra l'altro, la scena è stata, io non la trovavo. Sono uscita, ma tu sei quello con la maglietta. Ho detto, sì, sono io, ma tu dove cazzo sei? Continuavo a spostarmi, tra l'altro lei mi inseguiva. Ci troviamo. Passa un tizio che parlava una lingua strana, un po'. Spassa e sputa per terra. Poi, andiamo più avanti. Arriviamo dov'era? Driven Sus? Ciao Driven Sus. Noi siamo. Come si chiama quella cosa dove c'è il ponte, i coccodrilli? Questo è il vecchio. Arriviamo lì e un altro sputa. No, allora era sul Lung Adige dopo. Questo è quello che stava correndo, no? Ha sputato. Sì, ha sputato, per carità. Poi, non so se. A parte che comunque, cioè, anche i tuoi, ma come hanno fatto a non capire? Cioè, abbiamo fatto tutto il giorno a mandarvi sui vari gruppi Telegram. Tipo audio con gli stessi rumori di fondo. Tutto quello dell'autobus da ragazzi era palese quello. Sputo sui bambini ciechi e dico che piove. No, simpatico ma mi dissocio. Non ho ancora capito, non ci parlate. No, non era niente, non c'era niente, nessun annuncio. A parte che non ho detto che devo fare un annuncio. Ah, semplicemente è venuta su Chiara e quindi volevo esortarvi a venire in live. In realtà sono qui. Chiara parla più forte. Va bene così. Puoi alzare il game? Grazie. Fai quello che faccio io di solito. Ho già alzato. Ah, ok. Va bene così? Se non mi saluti mi butto dal balcone. Però ciao Romeo, sei il migliore. Davvero, lo penso davvero. Non c'è rivoluzione al canale, ma esatto, sì, no, non è una grande rivoluzione effettivamente. Piazzare il gay.
Israele è uno stato illegittimo. È una tua opinione. Dai. Ah, tu, allora, no, venerdì mattina. Ok, stavo dicendo. Allora, venerdì mattina lei, non so cosa se l'avevi detto mentre prendevi il plum cake. Lei è salita a Ferrara e io era una o due settimane che le rompevo il cazzo di prendersi su un costume, ma completamente a caso, lei non lo sapeva, e continuavo: prenditi il costume, mi raccomando, prenditi il costume, perché tu prenditi il costume. Venerdì mattina mi ha scritto: mi stavo per dimenticare una cosa importantissima. Dico: il costume? No, Timmy. E gli ho detto: aspetta che forse su Amazon troviamo qualcosa. Oh, l'ho trovato, 4 euro, no. È arrivato il giorno dopo. Fantastico. Giocate a Kingdom Hearts, paghi presta chiara il tuo costume. No, ma non serviva un cazzo il costume. Ma poi ne ha portati due. No, aspetta, ti spiego perché ne ho portati due. Che poi mi è servito ieri, perché sono andata al mare e lì di tutto calcolato. Dico: macchio. Non è un calcolato, non dica stronzate. No, li faccio. No, paghi, c'è un problema. Io stamattina mi sono svegliata verso le 5:40. Ho detto: paghi, c'è un problema. Non posso portare il costume perché non l'ho messo ad asciugare. Ciao, Ed, anch'io. Come faccio? Lui: no, vabbè, dai. Gli ho fatta pesare un non sacco. Dico, ma dai, se lo dici, mi sono scordata. Perché io sono tornata pure tardino, molto tardino. No, perché non so, dobbiamo rimandare. Non so cosa volessi fare, ma dobbiamo rimandare. Sì, però, cioè, veramente. Ragazzi, non sono abituata. Io di solito ho la chat lì, quindi. Dove ce l'hai? Yeah. Ah, ok. Ok, l'ho sposto. No. Comunque, ciao Edag. C'era Fabrizio e non ho visto T-Way, però. Ma T-Way ultimamente è un po' morente. Vabbè. T-Way è un po' morente. Chiara, convinci poi che non farmi volare fuori dal gruppo. Tommy. Lì c'è la porta. Vuoi fuori, eh? Chi è questa? Io sono in spiaggia grande, Edag. Ma fa cagare male. È proprio Elisa Righetti. Sì, è proprio lei. Proprio io. Decide il pacchettino pulisce. Sì, se ripartisci devo sentire Hertz. Hertz! E Elisa Righetti è quella del naso, della stare a sinistra. Quindi in realtà, che è la sorella del Nuz, tra l'altro. Ok. Loro. Fratella del grande Stefano Righetti, detto Nuz, esatto. Fratella. Comunque adesso mi intrometto io. Stavo dicendo, quando ho detto. No, ragazzi, la live di venerdì non si fa, quella di domenica facciamo una. Ovviamente la live sul mio canale. Già chatting stasera? Stasera non esiste perché torno martedì a Cosenza, quindi non esiste, scordatevela. Forse manco martedì ci sarà la live, visto che torno la sera. E che non parti, scusa. In realtà non è vero, torno nel pomeriggio, solo che la vuole saltare. Io no, non so ve lo dico io. Ok, c'è. Cioè. E quindi è stato bello. E poi li scrivo. Faccio la live, cosa faccio oggi? Just chatting? Ragazzi, no. Chiara sul canale del Pacchi come un anticristo che parla con Gesù. Chi è Gesù e chi è l'anticristo? Io l'anticristo, sicuro. Dai, no. Dai. Non la faccio da Gesù. Com'è la casa del Pacchi? Allora, sono entrata. Vabbè, cosa fuori che vedevo, c'è il delirio. Ogni cosa che vedevo, no! Sì, totalmente fangirl. Quella è la regia. Me l'aspettavo più a. No, quello invece è questo. È impazzita, ragazzi. Sì, fuori di testa. Ma quello è la libreria. Ma quello è il cestino. Ma sembrava. La regina sembrava più alta dal vivo. Anche lei sembrava più alta. Ragazzi. Dai. Allora, ragazzi. Allora, si è sempre detto che io sono un nano. Che lei è altissima. Vabbè, non si capisce bene. Siamo troppo. Aspetta. Come funziona ragazzi, questa cosa? Io sono. No, ma sei troppo indietro. Aspetta, ma è perché c'è una prospettiva stranissima. Cazzo di. Io sono. Dai, Dio Cristo. Cioè, ragazzi, voi non lo vedete, ma la mia spalla gli arriva al naso. Che cazzo stai dicendo? Sono quasi pari. No, dobbiamo trovare un modo per. Aspetta, c'è cioè così. Today. Allora, ragazzi. Allora, così è dritta, ok. Cioè, sono palesemente. Sì, ma non ho detto che sei più alto, ho detto che. Cioè, sembravi. Parlavi come se fossi tipo. Non lo so. Ah, 1,73 m questo. Adesso siamo Dario Mozzi e Agnese. Ma possible? Cioè, sei più alta, ma non sei così alta. Ragazzi, sono così alta, incredibile. Sono 1,73 m. Se parlavi come se fossi un gigante, Dio Cristo.
cazzo stai facendo? Two days con... No! Che mi bannano, Timmis! I Timmis? Sono i Timmis! Chiara è molto più alta, hai visto? Che nano, che tappeto, hai visto? Hai visto che il socio... Voglio leggere. Ma quel... no! Chiara, com'è il letto del Pachi? È un divano. che detto così sembra veramente... È un divano. Vabbè, tu sei abituato a dormire sui divani, no, ultimamente? Comunque, sono molto più alta. La mia spalla gli arriva al naso, diciamo la verità. Che stronzata. Ma è vero! Al naso! Al naso! E beh, il naso è qui, non è che è qui sotto. Sì, ma... cioè, non è vero che la tua spalla mi arriva al naso. Allora. Scusa, alzati un attimo di nuovo. Non importa che vediate giusto voi, ok? È qua il naso! Vabbè, un centimetro in più, un centimetro... Fa chi violento? No. Penso non ti... no, non credo, più che altro perché mi bannano. È la prima volta che la coppia si vede dal vivo. Sì. Assolutamente no. Quando mai ci siamo visti? La mattina. Vero, vero. Sì, in realtà è tutta la mattina che giriamo per Verona. Madonna. Però c'è anche mio nonno. È vero, cioè non si trova più il nonno. È sparito il nonno. Non c'era. Vabbè, Chiara è molto più alta. Ovvio. Vabbè. Ma sotto il Po d'Italia no, ovviamente no. Quel centimetro che fa la differenza. Quindi se non ti bannassero la violenteresti? Non ho detto questo. Non ho detto questo. Beh, però allora ho fatto fare un giro della Madonna, però ci abbiamo anche messo poco perché comunque camminavamo tutti abbastanza andanti. Comunque ho visto il Colosseo. Abbiamo scoperto che Verona è Very Beautiful Roma, cioè l'ha vista perché? Per Very Beautiful. Esatto. Roma, ah, comunque poi penso, perché io ho fatto le storie, cioè ho fatto dei video. Bisogna pubblicarle tutte di un libere, colpo. Sì, così. Perché a parte che vabbè tu hai rovinato, vabbè, hai quasi rovinato ho vado ma perché non uso mai, cioè io ho dovuto fare una lista degli amici stretti per sta roba qua, perché non ce l'ho mai avuta. Io non ho nulla da nascondere, ragazzi. Ma io l'ho fatta perché così potevo pubblicare le... Tommy, ma non stiamo insieme, che ti abbiamo detto prima. Dai, infatti. Per ora. No, penso però. Passi l'acqua per poco, ragazzi. Che sarà? Come l'ho preso? No, qua c'è. Greve. Stavo dicendo... Ragazzi, io so ridere anche se bevo, è incredibile. Voi lo sapete fare, scrivetemelo nei commenti. Allora dimmi, che stavo dicendo? Secondo me ha detto proprio quello, cosa? No, di... Ah, delle storie, che delle storie. Le pubblicherò perché ovviamente ho fatto delle scenette tipo Verona. Si lamentava che non la cagava nessuno, però qua è così, cioè non ti caga nessuno. Ma perché? Così. Cioè, vedendola lì, oh, it's beautiful Colosseum, eh? Io pensavo di fare, cioè, le gag fantastiche. Sospeso il cine a Tommy, non gli ha tolto di nessuno. Hai rotto il cazzo. No. Non per niente nella blacklist. Ah. Dai, va bene, lo riammettiamo. Comunque, dai, cosa ti è piaciuto di Verona? Cioè, ti è piaciuta intanto la città? Ho scoperto che c'è il Colosseo. Che c'è la fontana di Trevi, lo sapete? Bellina. Cioè, io mi sono impegnato. Anche la statua di Marco Aurelio. Che però abbiamo scoperto che è suo zio. Sì, sono l'ipote di Marco Aurelio. Cioè io mi sono impegnato per condensare, ragazzi, le cose più importanti di Verona. Mi ha fatto un PDF una mia amica, me lo sono letto stamattina in autobus perché non l'avevo. E abbiamo scoperto che io riesco a correre più veloce di un treno. Vero, ma non di un autobus. Io sì, ma... Raga, è pericolosa questa cosa, cioè... Non dobbiamo più rivederci, perché in mezza giornata sono... Però vedi, è molto più comodo così. Perché se dobbiamo dirci le stronzate, non dobbiamo mutarci in due, mandarci messaggi vocali.
Cioè, basta prendere il bottoncino e via. C'è schiamato, pensavo fosse una live importante, fatto allora, bella. Grazie, Tommy, sei un tesoro. Sì, proprio imbarisco. Mi fanno battute che possono capire solamente loro, scusa. No, perché praticamente lei stamattina ha corso per prendere, perché era in ritardo per prendere il treno ed è arrivata prima del treno, per cui mentre io prima, cioè, allora, siamo andati un'oretta in questo parco dell'Arsenale. È di Napoli, chiaro. Non è vero. non si. Guarda. Oh! Oh! Violenza! È affiliata, bannate lei. Sono una vittima. Oh! 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 No, vabbè, andiamo a prendere l'autobus per venire qua. E fondamentalmente cosa succede? Che l'autobus era già alla fermata. Era un po' titubanti, corriamo, non corriamo, aspettiamo che passino le macchine, corriamo. Io non so, tu hai corso alla fine, non ho capito. Tanto? Cioè io andavo, ma a un certo punto sono partito anche tipo Naruto. Però non ho visto la reazione. Io mi sento tanto, ma poi mi sono fermata perché... Turururu. Ma la cosa cos'è? Che arrivo alla porta dell'autobus davanti per fare, perché aveva tutte le porte chiuse. Oddio. Arrivo, mi fermo e cado. Oh. Arrivo di corsa, mi fermo, oh, così, e mi rialzo. Sono fatto malissimo. Okay. Vabbè, Fabrizio, si fa il coglione. Sono un cretino. Sì, quell'altro dietro. Io ero già dentro perché poi la pista ha aperto subito le porte. Io ho detto che... Oh, si andava... Ho tempo! Dai, ho tempo! Mi sono fatto malissimo. Comunque sì, c'è... sbagliato. Quindi dai, allora, ti è piaciuto il giro che ho fatto per... Che ti ho fatto fare per Verona? Sì, sì. E con tutte le cose che ti ho raccontato? Sì. Palo, non ti faccio fare un cazzo, veramente. C'è della cringizia in questa live. Vabbè. No, è che, ragazzi, sta arrivando l'abbiocco. Siamo stanchissimi. Mamma mia. Tra caldo, camminare, scavini. Io te l'ho detto, vuoi prendere la funicolare? Calimanoidi. Ti ho detto, vuoi prendere la funicolare? Andiamo qui, ma sono tanti gradini, c'è cioè, caldo, no, andiamo. No, secondo me potevamo andare... Infatti sì. Oddio. Vado, va che ci vede la prossima live, se qualcuno mi vuole mi doni una salva così resto nel gruppo. Va bene, Tommy. Secondo me se te ne vai adesso non te la do proprio nessuna, però. Posso preparare il posto per il matrimonio, ok. Ovviamente per il fidanzamento, grazie. A mod. Se te lo dice da solo. Ah no, forse quello su quel Fabrizio. Poi io continuo a muovere il tavolo con il piede. Ah sì, sempre Fabrizio. E quindi Fabrizio in realtà a metà mattina ha scoperto tutto. Beh. Perché ho messo io per sbaglio una storia. E se ne, meno male che se ne è accorto. Meno male che mi ha scritto Fabrizio, sennò non me ne. Meno me ne accorgevo. Perché nelle tue live i miei capelli si vedono rosini? Vabbè, la parrucca si vedeva blu, ringrazio che si vedono rosini. Beh, sì. Almeno two dates con a piede. Pure sono luci anche su, non lo so. Tieni attenta che esce un pezzo di piede. Dove? No, perché praticamente... Copriti le orecchie. Vabbè. Vabbè, quindi sì, Fabrizio sapeva tutto. E poi anche millantato, capacità deduttiva. Si capiva, si mandato gli audio con gli stessi rumori di fondo, dopo con le campane. No, spero, ma forse non penso succederà. Cosa ho scritto? No, anche perché fanno abbastanza cagare i piedi in questo momento, credo. Io mi sono sfragellata i talloni, ragazzi. Cioè, ho dovuto portare... Paghi, ti prego, paghi. Dobbiamo... Se c'è Rottini, per favore. C'è Rottini. Oddio. Si capiva, cioè, dai. Io penso proprio ma forse tu stai zitto, già, veramente. Io penso di no, perché altrimenti... Qualcuno mi avrebbe cominciato a dire oh, ma possibile Pachiese posto? Secondo me non importa nessuno in realtà. No, infatti. Assolutamente nessuno. È molto bello. Solo Fabrizio interessa. Grazie. Sì, Fabrizio come ha affrontato. Grazie. Sì, 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 sì. Grazie. Ciao Eddie. Grande Eddie.
Grande. Possiamo chattare noi, eh? Chi? Io e te. Il tuo spermafrost, io e te, tu e lei, tu e lei. Lei tu. Non mi interessa questa live, ah ok. Vabbè, dai, cosa ti è piaciuto di più di Verona? A parte il Colosseo e la Fontana di Trevi. Poi erano molto belli. Poi c'era un cartello, una cosa di pietra dove c'era inciso Roma. Quindi era palesemente Roma. Era via Roma. Roma morte vuol dire che era Roma. C'era stato di Marco Aurelio davanti. Ah, ok. Ma comunque quello che ti è rimasto impresso solo Piazza Bra, quindi. No. Solo l'ultima cosa che abbiamo visto perché. Allora. Vabbè, a parte. Come si chiama qua, hai detto? Il fiume, che ti ho detto, questo è il lungo fiume di Cosenza? Il lungo Adige, cioè l'Adige. L'Adige, proprio quello, ragazzi. Incredibile. Dove c'è un caldo? Madonna santa. Ci ti è piaciuto il lungo anche, Adige? No, anche la parte sopra delle scale. Ah, il castello San Pietro. Spiegazione. No, quello è bellino. Quello è bello. Dove io poi ho tirato fuori la storia dei cani umanoidi. Dio Cristo. Bella serie che sì, vuoi raccontarla? Posso? Ma peccato ci fosse tutta quella gente lì, cazzo, anche sul castello. Comunque i cani umanoidi esistono. Ah sì? Ma spiega la storia dei cani umanoidi. Allora, e questi giorni siamo tristi perché Sanciu sta male. No, il Sanciu, dategli un bacino. Sanciu! Sembra un depe. Poi che stai provando ad assocchiarsi, guarda, su qualche. Il Sanciu, come fai a non sapere che è il Sanciu? Era quello che insultava Fabrizio, quello con gli occhi. Sì, il naso, la bocca. Io penso sia. No, non lo conosco. No. Ma racconta. Che bello che Sanchez sta. Ah, eccolo lì. racconta i cani umanoidi e tutta sta roba qua, perché io non mi ricordo già un cazzo. Ma poi il problema. Capito? Il problema è che Chiara si annoiava evidentemente del mio essere guida, ce le raccontava tante cose interessanti. E mi sono improvvisata guida. Però quella bella è del via dietro dietro San Sebastiano. Quella. Aspetta, ragazzi, guardate cosa. Questa è una cosa che ho preso apposta, tipica di Verona. Siete pronti? Non so chi sia quest'uomo, ma. Me lo sono portata in giro tutto il giorno. Regalava case. E quindi l'ho fatto a Santino e me lo sono messa qui dietro. Cioè, e poi al bar. Eravamo al bar vicino alla Fontana di Trevi. Io mi stavo sventolare. Mai nella vita. Ah, no, è vero. Era quello. Mi dovevo sventolare, quindi ho fatto questa cosa mentre il cameriere era praticamente con la faccia sopra il telefono. Ho fatto questo, l'ho visto e ho detto. Infatti, una coca, grazie. Stavo ordinando, faccio una coca e era lì. Una coca c'è? Una cocchina. Che coca vuole, la vuole. Coca? Cosa? Cosa? Poi c'era anche la storia dell'Antinac. Che ho raccontato sul mio gruppo. Che non interessa a nessuno, mi sa che ma. Poi ti disprezzano 25 persone per avere sotto 60. La Coca-Cola, ragazzi, Coca-Cola Zero. Coca-Cola, ma lo sapete da dove viene il nome della Coca-Cola? Un seme che si chiama Coca e un seme che si chiama Cola. Bene, sì. Coca-Cola. Lo sapevate che quello che ha inventato il nome invece è stato licenziato? Lo sapevate che spoiler, allora, parla c'è tu! C'è una scala, infatti mi ha detto che c'è una scala dove se sali in 10 secondi. Ah, la scala della ragione, la scala della. Esatto. Me la sono ricordato, che allora. Funziona. Allora, avevo una praticamente. Ok, grazie, abbiamo capito. Allora, dicevo che questa scala della ragione mi prende la schiena, ragazzi, perché ieri al mare mi sono bruciata, non si vede, ma mi sono bruciata. E la scala della ragione, se si percorre in 10 secondi, esce un tizio e fa hai ragione. Non so tenere una live, lo sai che. Pronto? No, signore, non dove va? Pronto? Comunque, ragazzi. Non sai tenere una live? No, perché è ovviamente un operaio morente. Il tuo o il mio? Questa è un'ottima domanda, risponderemo dopo la pubblicità. Quale? Fabio Bullizzato, giusto?
Sì, beh, ma è giusto così. Dai, ragazzi, fate che palle. Dai, fatele le domande io della mia ospite, mi aspettavo dai. Più hype, sinceramente. Cioè, hype, più felicità. Non cazzo nessuno. No, no. Io direi di chiudere la live e dormire un po'. Today, gonna be the day. Sono stato bullizzato. Da chi? Lui ci bullizza, ma state parlando dei cazzi vostri. Ma vi stiamo raccontando la nostra giornata, cioè nel senso, tra. Che Verona è veramente... Dei gani, attento che ora fa due moto. Molto? Eh sì. No, no, a dormire, sì, sì, stiamo morendo. Credo che ieri è stata una giornata abbastanza piena per tutti e due. Sto dormendo da due giorni, forse in totale ho fatto 6 ore di sonno, forse. Chiara, chiaro o Pachi? Ma l'avevo fatto una cosa essenziale. Ok. Ok, adesso insegneremo a Chiara come fare. Allora, in realtà è una stronzata. Okay. Devi dare un colpo secco con la gola. Come se ti schiarissi la gola, però. Proprio secco, proprio. Che deve durare poco anche. Non so spiegarlo meglio. No, ma perché tu fai. Tu butti fuori la voce, ma devi proprio dare. Come se. Così, capito? Fallo con la voce normale, fallo con la voce normale. Basta, sono seccato. Cioè, no, segno... Non so. Si può dire. No. Muta. No, allora, diciamo questa cosa, allora. Forse. Domani. Dimmi, spero una cosa. Cosa vuole fare? Ah, sì, sto chiaro. F audio. Tu non sai una cosa. Cioè? Si sente, ma che scherzo del cazzo. Formagania. Peppo Fetish. Okay. No, è Fetish palesemente. Fetish che si scusa, non so le cose. Sì, veramente un maledato. Scusa. Ma non mi interessa, cosa devo dire? Parliamo di. Sì, vabbè, tanto lo leggiamo dopo. Domani. Se. La connessione internet ci assisterà. Non lo so. Prepareremo in live, quindi verso l'ora di pranzo, la carbonara tipica alla ferrarese. La carbonara alla ferrarese, ragazzi. Perché domani andrò a Ferrara, quell'appartamento un po' ebraico, e prepareremo la carbonara in live in qualche modo. Se vediamo la connessione va. Sì, altrimenti io stavo proponendo a Pachi ieri farla su Instagram, se la connessione non va, perché su Instagram dovrebbe richiedere meno connessione. Però potrebbe far schifo questa idea. Non credo che io stia parlando, dato che la cosa? La carbonara? Ah, sta parlando il video di Salve per amore. Infatti no. Comunque, ecco, quindi Fabrizio, mi raccomando, domani in quanto massimo esperto di carbonara devi esserci anche tu. Assolutamente, anche perché lo farò io, quindi prenderò sicuramente i peggio insulti. Ma non si fa così con un guanciale così. No, ma a parte che la scelta era guanciale e pancetta. A parte mi ha fatto prendere delle due cose. Sì, no, perché poi allora, tra l'altro, questa cosa qua com'è nata? Se vuoi venire, però devi fare. Devi portare. No, allora, praticamente mi fa. Ho preso da fare la carbonara. Ho fatto la carbonara. Ha detto, ma posso dire anche io mangiare la carbonara? Ok. Ok, bella. Però mi devi portare gli ingredienti, perché io non posso andare al supermercato sotto casa a 100 metri a prenderli. Devi portarmeli tu da Verona. Fabio ha bestemmiato. No. Quanto resti a casa di Pachi? Fin dalla live la mando via. Infatti, proprio. Devo dormire. Faccio un po' fuori. Aiuto. No, dai. No, non so niente messaggio. No. E quindi gli ho detto, Pachi, però mi serve il vino bianco per sfumare la pancetta. Cosa, Enderfire? Cosa? Cosa? E poi mi serve. Cosa ho chiesto? Ah, il formaggio. Il formaggio. Ma almeno il pecorino, no? Cioè, no. Se hai il pecorino, prendi il pecorino. Ma dovevo andarlo a comprare, me lo dicevi. Io ho preso il parmigiano, mi hai detto il parmigiano, ho preso il parmigiano. Ma ci va bene anche il parmigiano. No, lo so che ci va bene, però a sto punto. E quindi ho detto, se porti questi ingredienti, puoi venire a mangiare la carbonara, altrimenti no. C'era anche il prezzemolo, ma non l'ho preso. Vabbè, sì, adesso. Se ne frega il prezzemolo. Guanciale, non ecco pancetta, qua, sì, addio Cristo, chi se ne frega. Invece, volete sapere una cosa? Non ho gli spaghetti, perché qualcuno sbaglia a prendere la pasta, io. Cazzo, mi dicevi, la prendevo. Ma no, ma vanno bene le penne rigate.
Ma le penne di Rigo. Devi denudarti, chi? Pacchi? Il segreto lo sai, devi denudarti. Cosa? Ma perché? A parte che no, ma perché? Davanti, cioè, chiaro. No, mi bannano, cioè, no, non è un problema di quello. No, cioè, non è un problema, nel senso, ho già visto molte cose in video che vi ho fatto vedere su Discord, però. Però il prezzemolo, sì, non ho capito che cazzo ti serve il prezzemolo nella carbonara. Si fa così. Perché il vino bianco si fa così. Quella è la peronese. Ma il prezzemolo, ragazzi, una spolverata di prezzemolo. Ma lei si inventa le ricette. Poi e anche un po' di. E alla fine. Non c'è moscata, stavi dicendo. Non mi ricordo se non c'è moscata. Pepe. Direi Pepe. Forse Pepe. Sì, sì, direi di sì. Forse Pepe. Dai, ragazzi, se no non rompete il cazzo. Basta. No, ma io ti passo sulla la pancetta, il guanciale. Sulla guanciala. Però. Prezzemolo non ci sta. Non ci sta, è oggettivo, non ci sta oggettivo. Non lo portare. Ma poi non le piacciono i ghiaccioli, ma come si fa? Ma che cazzo vuol dire? È come dire che non mi piace l'acqua. A parte che hai detto io c'ho la menta. Vabbè, no, ho detto. Allora, era il caso. Chiaro, che posti all'inizio di merda mangi. Prendi gli altri. No, no, ma l'insieme. Con il guanciale è molto più buona. Vabbè, ma ragazzi, se ne frega, ragazzi. Non lo trovavo al supermercato il guanciale. Ho preso la pancetta velocemente. E... a parte che non volevo fare quella spesa, però vabbè, tutto discorso. Volevo magari fare di quella fame. Spesa. Sì, però sì, prezzemolo. Senti. Ho detto se ce l'hai porta, altrimenti non fa niente. Ma bello che sono andato a comprare tutto, non avevo un cazzo. Ma allora, tra l'altro, vado, te l'ho raccontato, vado col mio amico che doveva prendere della birra per la grigliata di stasera. La grigliata c'è davvero, cioè non è che era solo perché c'è Chiara che la faceva presto. Cioè sì, ma la grigliata c'è davvero. E quindi, dimmi Underfire, è mezz'ora che scrivi Chiara, devo dirti una cosa, Paghi, devo dirti una cosa, non ci entro nel tuo Discord. Tra l'altro Chiara può confermare che queste cose qua le faccio solo in live. Beh sì, non sono impazzito oggi. Dai, non sono impazzito oggi, cioè facevo dei versi ogni tanto, ma per capire, insomma, per capire un attimo l'atmosfera, come vedete, tipo, oh! Al ristorante! Ehi! Il cameriere si è spaventato. Bellissimo, esatto. Oddio. Grazie dell'host. Sì, io sono aiutato, grazie Underfire. Vabbè, dimmi. Formazione professionale. Perché tra l'altro c'era. Io che cercavo di aprire l'acqua già aperta. No, non è che era già aperta, è che il tappo non esisteva, sì, in quell'acqua. Ogni volta. E io ogni volta. Che è successo al ristorante? Allora, la situazione era. Eravamo. Ah, non mangiate mai con Paghi perché vi ruba il cibo. Ti ho rubato un tortellino e ti ho offerto quello che avevo io, tra l'altro. Di rubarci. Ma no, ma era uno scherzo. Era per capire. Era perché volevo verificare che non fosse avvelenato. Ah. Era mia, è per l'ospitalità. La seconda, seconda volta non l'ho preso, sei notato. Perché ti ho spalmato di burro. Ho detto, ok, basta. È volato burro dappertutto. E è lì che è nata la costellazione. Hanno sbrodato sul la costellazione di Pisellino. No, che era la costellazione allineata. No, comunque. La situazione era, noi due che entriamo cioè accaldatissimi, distrutti, ma in realtà c'eravamo anche abbastanza riposati su al castello, e praticamente lei era partita completamente, ci si è messa a raccontare vedi questo coltello, perché l'auto giallo, cameriera che boh attaccava bottone, non si capiva bene che cazzo voleva, gli unici clienti in quel momento lì perché era presto, Stefano. Che cazzo è Stefano? Stefano era uno di quelli lì che girava. E come stai? Bene, grazie. Anch'io bene, grazie. Perché bannato? Cazzo vuol dire? Poverino. E a un certo punto nel casino, insomma, nel ruba il cibo, poi lei ti si va a mangiare. Allora, sapete, cioè, un tortellino e 5 minuti ferma. Ma sapete perché? Ho parlato praticamente solo io. Che è vero. È vero. Ora ho sparato tante di quelle stronzate che nemmeno vi immaginate. Però ho parlato solo. È stato Fabrizio. Quindi non riuscivo a mangiare perché o parlavo oppure stavo zitta e poi ti dico.
per una volta che parli tu, cazzo, cioè, non so. Mamma mia, ma infatti ho detto, ma tu sei la stessa persona che è venuta in live da me mentre giocavamo a Animal Crossing. Quando sono arrivata già sparavo stronzate. È passato il tipo che ha sputato per te. Vabbè, e quindi a un certo punto, così per capire un po' com'era l'atmosfera, nel momento di delirio, lei diceva cazzate. Così mi sono guardato intorno e ho detto "Hey!" Ma fortissimo. Veramente forte. E poi volte. Il cameriere è arrivato e fa: allora, signorina, dov'è? Cosenza? E se è andato. Palesemente non sapeva dove fosse. Come se Fabio banna uno e fa che ride, sì, Sergio, prendiamo. Ma sì, ma perché? Per capire delle cose, insomma, essenziali, capirlo, no? Mm-hmm. Voi lo fate per scherzo? Ah. Imbecille. Imbecilla. Scelto scena le già mia. Basta. Oddio, poi cos'altro è successo? Beh, non me ne ricordo neanche cani. Vabbè, cani umanoidi. Cani umanoidi. Madonna Verona. Chiami saluti, ciao Fabio Fantas. No, sono successe troppe stronzate in poco tempo, ma non me ne ricordo più perché ho un nome. Appunto. Chiara, però quella di San Sebastiano era il vicolo dietro San Sebastiano. Ma ha detto leggi sopra, non c'è scritto niente. No, c'è scritto lasciamo chi leggi. Ah. Per scriverlo. Lasciamo chi leggi. Quindi tu stai. Sentiamola. Comunque, appena sono arrivata in Veneto con il treno, c'è il ponte dello stretto di Messina. Ci sono troppi riferimenti alla Calabria. Beh, in realtà siete voi che avete copiato il nome, io te lo dico. No. Come tu copi me, la Calabria, Cosenza soprattutto. Io in realtà, Roma. Voi non lo sapete, ma per esempio, quel Dante che c'è in piazza Dante, non è Dante. Infatti è dubbiosa la statua, sta così. Cosa ho detto che è? Non ricordo più. Giancarlo, tipo. Magari. Sì. Ah no, il Palazzo della Ragione, non abbiamo più detto. Allora, a Verona c'è un palazzo che si chiama Palazzo della Ragione. Ah, ma l'ho detto. Ah, l'hai detto, ma tutta la storia. Sì, delle scale. Sì. Ah, l'hai detto? Sì. E lei non mi crede. Cioè, fai le scale 10 secondi e esce uno che fa... Hai ragione. È palese. Imitazione di Sfera e Basta. E non so neanche che faccio abbia Sfera e Basta, lo sai? Allora la farò un po' a modo mio. Hey! Questo è Sfera e Basta. Parti di sopra, non c'è scritto nulla, ma allora, giocate a Kingdom Hearts, non credo. Finiti quello che avete fatto nella vostra mattinata da fidanzati. Bang. Stamattina. No, poi devo rimettergli il mod però. Imitazione di Chiara X. Allora vedete questo. Allora, questo qui, praticamente, il circolino simboleggia la generazione dell'artigiano. Praticamente questo artigiano è la prima generazione. E fondamentalmente questo. Quest'enda. Ok. Basta, mi sono stufato. I piedi. Com'è stato scomparsi una streamer dai capelli fucsia? Com'è stato? Chi? Scomparsi una streamer dai capelli fucsia. Ah, non lo so. Allora, secondo me questa praticamente. Mm-hmm. Ah, poi ho un problema, ragazzi. Devo camminare a sinistra io. Ah, sì. Cioè, allora, lei è una mania, ok. Oddio. Ho scoperto che ha questa cosa, che ha anche una mia amica in realtà. E cioè quella di camminare a sinistra delle persone, ok? Solo che te lo dice dopo un quarto d'ora. Perché non me ne rendo conto? Non, magari mi distrago perché soprattutto c'è caldo. Ma allora che fissazione è? Cioè che problema c'è? Beh, solitamente. Oddio. Ragazzi. Sono vivo. Comunque corro più veloce di Chiara. No, Chiara non fa cardio. Secondo me. Ha fatto più fatica di me a fare le scale. Ma non si possono spostare le storie dagli amici stretti a... Sì, ne puoi salvare, oppure puoi fare se... No, no, ma spostarle proprio... Cioè... Il telefono per favore, no, è il mio. Anche poi comunque noi avevamo preparato, la prima che partissi, 1000 gag. Sì, sì. Alla fine ci siamo ridotti a quella più...
stupida e inutile. Perché non eravamo vuoti. Esatto. Però le ho fatto lo scambio del signor Timmy con la signora Timmy, non se ne è neanche accorta perché è stupida in culo, Dio buono. Cioè, no, c'era... Scusate, come cazzo fai? Cioè l'ha guardato tipo... Che visto caro? Ha guardato tipo... Ha guardato Timmy, ciao è Timmy! Ha dovuto tirar fuori il vero Timmy. Non è vera violenza, non si è fatto male, nulla. No, comunque c'erano varie gag che io ho detto, ah, facciamo questa perché... Però poi ci si cava, quindi ho detto, ma... No, entrerò bussando e chiedo, permesso? Bam, io l'ho già capito, ma allora ancora... Cosa? Guarda, mettiti qua. Ok. Io? Vado via. Addio. Poi un altro sta te, eh? Lo correggo con la graffa a mira. No, mi scrivo la graffa, cioè, io le ho detto, cazzo Chiara, prendi il risotto all'amarone, è buonissimo. Vedrai, cioè, ma c'è il vino dentro, poi mi ubriaca. Forse tu mi hai detto c'è il vino. L'amarone è un vino, è uno dei vini più buoni della Valpolicella. E tu? Hai rifiutato. Io non l'ho preso perché mi fa cagare il Monte Veronese, però. Io ho preso ti ha preso i tortellini, burro e salvia. Ma perché? Non c'è la carbonara per adesso. Scusa. Ma poi la mangiando male lo devi prendere la carbonara per adesso. Allora, comunque. No, io non... Vuoi vedere una cosa molto rischiosa che sto facendo ultimamente? Vai. Allora, sai che io devo tenere i vuoti dell'estate. Ok, alza un po' la webcam. Sto già facendo, guarda. Madonna, mestiere, professionista. Madonna, allora, ci sarà un po' di pizza di piedi probabilmente, ma vabbè. Ok. Quella cosa quella cosa là è troppo alta. Quello lo capisco. Ok. Però ci devo arrivare in qualche modo. Ieri sera sono quasi morto, credo. Chiara, non vi permettete. No, non puoi. Cazzo, però è un casino. Allora, aspetta, Sto aspettando che cadi. Streamer muore in live. Sto aspettando che cadi perché ormai... Streamer, no, ho fatto la live di montaggio mobile e la live di smontaggio mobile, scusa. Vediamo se... Ok, ci sono. Madonna, Assassin's Creed, ragazzi. L'ho distrutto. Basta! Allora, adesso mi metto... Pachi, meglio il terapesca. Ma che cazzo dite? Non volete volare fuori? Che Rez, Pachi... no, io penso che no. Questo qua adesso. Ah, ma è alto da ricordo, aspetta. Sì, devi tirare giù un po'. Oh no, no! C'è la sedia che copre i tuoi piedi. No, Pachi, ti bannano! Ma per un piede con un calzino, sì. Mia madonna! Ti bannano? Com'è l'inquadratura così? Se non posso far vedere il mio piede col calzino che mi bannino pure, è così, allora. È l'inquadratura? No. Ma come cazzo? Cioè, ma basta che ci stiamo dentro, vado a prendere... Guarda che carini che sono! Che schifo, se, dai, se vuoi ti regalo la signora Timmy, tanto... No, come, mi devo sgonfiare pure lei, no? Sgonfia? No! Ma fake. Come? È fake! Ma no, allora, non è fake, è la consorte. Non penso proprio. È la sorella, allora. C'è il rispetto. Veramente, io non so. Là. Ecco di chi è il canale, ragazzi. Cioè, oh sì. Chiara, perché ti allontani quando Pachi ti si avvicina? Veramente Pachi era già uscito fuori dalla porta. Violenza live, no. No! Oddio, raga, aspettate. Infatti è strano. No, ma Pachi è uscito di là e io mi sono allontanata per prendere Timmy. Signor Timmy. Che mi ero anche dimenticata di averlo in valigia, in realtà, perché... Quando ho aperto la valigia era tutto schiacciato, così ingombrinito. Oh, esci da te, signor Timmy. Cazzo ti permetti? Oh, la signora Timmy, cosa le dici? Ma che è caduto dalle scale, ma non credo. Dillo che puzza di merda, chi? Io? Vuoi?
compagni. Sai che sperma frusta dice, ma come cazzo fai a mangiarti il formaggino? Penso che vomito oggi, tra estate, pancake, sì. Formaggino, arrivo a casa che o mi prendo qualcosa oppure... Cioè, capito? Poi... Non sai aprire il formaggino? Perché queste cannucce poi le fanno di merda? Perché penso che morirò dopo che... Poi domani è carbonara. Guarda! Che giorno rinnovano? Non lo so che giorno rinnovano, non so. Dai, dai. Ma come siete morti? Allora, piuttosto che live morenti, direi... Un po' di ludopatia! Non la voglio portare l'IRL. Dove cazzo vado a fare IRL? A dar... Cioè, sto posto di merda. Dio Cristo. Non siamo Negrar, a parte che Filippo è schifo, ma non siamo ancora Negrar, ci siamo ai confini del mondo. Alzate la voce. Al contrario, sì, sì, no, già non ho nuovato lanciato questo mio. Dio Cristo, non sia. Fate mangiare i formaggini così, visto? Perché sono buonissimi. C'è solo un problema. Te l'ho detto io. Perché non. Cioè, le fanno troppo resistenti ultimamente. Oh no. Non mangiamo. Perché comprarli? Non è questo. Questo scende al supermercato. Ah, per i formaggini scendi al supermercato. Non so cosa c'è. Che poi, ragazzi. Ma io li volevo picchiare. Guarda. Ragazzino che scopre la masturbazione. Oh! 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 Luzio a casa del pacchi e ruba i due alieni di merda. Ma cazzo è vero, lui potrebbe arrivare al volo in bici. Fede, arriva per favore. Arriva, ce l'ho. Ci sto pensando. Ti prego. Adesso così potrei dire che sono molto più alta del tuo papà. Lui anche lui è altissimo. Mi interessa lui. Ho detto che io sono più alto. Le ragazze non è che ma sei... non molto più alto, ma che cazzo vuoi? Cioè, non ho detto che sei più basso, che siamo uguali, ho detto che sei. Cioè, oggettivamente sono più basso, ma non così tanto basso. Pensavo fossi più alto. Beh sì! Parli di te stesso come se fossi una gigante. Perché sai, in palestra, cioè già io sono alta, no? Abbiamo questo sguardo cattivo. Metti il fuorino tipo. In live o fuori live, mi vergogno. Sai che cazzo che vuoi? Vabbè, fuori anche. Guardala per favore, dopo. Perché c'è un paio di cuffie, c'è. Guarda che cos'è nelle mie live sono con le magliette fino a qua. Sì, infatti. Le magliette fino a qua sotto. Dai, ragazzi, ma che zozza, cioè non, praticamente non è è nuda. Un truzzo. Fino andiamo in discoteca. Stai un po' esagerando, eh? Stai pigliando il blocco. Sei veramente nuda sotto quei vestiti. Boh, finiamo, non lo so. Ma quanto tempo è passato? Adesso. No, dai, quanto tempo è passato? Quasi un'ora. Aiuto, ragazzi. Fanny, ma è vero che Chiara non si sta no. Sì, è verissimo. Ti ricordi la mia invitazione a farla vicino a Chiara? Lo so benissimo qual è la tua invitazione. Ma puoi venire un attimo un po' ma... Questo lo so. Sai come si gioca? Bravi, cazzo. Posso? Ma soprattutto Chiara fa tanto la figa, no? Fa tanto la gradassa e poi... Non so. Non mi ricordo più cosa volevo dire. Quella del cringe. Che cringe. Quella del cringe, no? Enderfire dice sempre che cringe. Per ogni cazzata. È una di quelle persone che dice cringe ogni dopo cazzata, cosa, capito? Non necessità. Andare in bagno? Forse il bagno, scusa. Beh, c'è la natura. No! Da 15 minuti gioca il Milan. Che bello. Ma vogliamo raccontare quindi la storia dell'esame o... Allora, avete presente che paghi per un paio di live mi ha detto 19? No, non se ne sono ricordato nessuno. Dai, vabbè, continuo a dire 19. Praticamente io, la prima settimana di... l'11 giugno era, se non sbaglio. Ho fatto l'esame di chimica organica, ok? Esame che ho passato, ma ho rifiutato un 19. Ne eravamo già d'accordo, ovviamente. Sì, cioè, capito quanto abbiamo tenuto nascosta questa cosa? Io stavo male, Cioè... È da... Sì, inizio giugno che ho deciso di salire. Avevo prenotato tutto. Fine maggio, mi sa. Ah, okay. Perché tu hai detto... Sali?
No, niente, una cosa perché non si capiva. Uai! Il Pachi stava male, sì. Il Pachi scop... No, mi dissocio. No, comunque dicevo. Ho detto, io l'esame l'ho passato, Pachi, ma ho rifiutato un 19. Ok. Devo rifare il secondo appello. No, Tommy. Devo rifare il secondo. Tra 9 mesi. Quando ho fatto? Ah, il giorno prima di partire. No, in realtà l'esame era il 26, io il 26 sono partita. E ho scritto al prof, c'è un problema, perché ho fatto gazzata praticamente. E no, faccio l'esame in treno, possible? E lui mi fa, no, guarda, non è il caso. Chiara, per favore, lo faccio il pomeriggio prima. Ok, il pomeriggio prima faccio l'esame. Ho alzato il voto, 20 però. 19 meglio, cioè 20 meglio che 19. Io l'ho detto, se prendi sotto il 23 ti becchi dei ceffoni quando vieni su, allucinanti. Ho beccato i ceffoni. Pacchiamente di aver messo in cinta Chiara, il socio. E anche perché, cioè, quella leggenda secondo cui toccandosi si può mettere incinta è fake. Quelli sono gli alieni, ragazzi. È vero. Oddio, da che film era quello? Era da Futurama. Mamma mia. Ah, ma non mi vedo. Tutto qua. No, in effetti no. Presiediti. No. No. Sì, e quindi se gli ho detto, cazzo Chiara, se... Dicevo, se prendi meno di 23, te le prendi. Paghi, ma quante sbarre dovevo prendermi, quindi... Chiara, che voto hai preso? 20! La cosa bella è che... È che non li ritroverò mai se mi farei sentire gli audio. La cosa bella è che il prof... Oh no? Il prof mi fa... Guarda, il voto l'hai aumentato, Di uno. Io stavo morendo. Il prof è sciallissimo, tipo... C'è una coglione. Sì, infatti. Dio Cristo. Cioè, salvo io. Quanti chilometri sono Cosenza Verona? Sui 1000. Sicuro? Più o meno 1000, sì. Io salgo tutti sti chilometri e voi volete Federico. Ma tu devi anche gare, cioè. Perché uno lo dichiara appunto. E chiudere la live. A parte che hanno scoperto che ho le gambe adesso. Non si sapeva. Non lo vedi che live mi spostavo sempre così. Chiara out. Mi sono mai alzata. Comunque mi dà molto fastidio che i tuoi non ci siano. Cloud, Rioda, Greve. Ma no, veramente. Felix che risponde ai messaggi, però. Se non arrivate in live, perché sono, non so. Cioè, vergognosi, non è che è una figura. Sì, sì. Sì, vabbè, voi. Per favore. No, per dire. No, mi dissocio. Vi muovete per favore a venire in live, che ci sono tutti quanti. Non è vero. Cioè, mancate solo voi, ma chi... Community di merda che è, veramente. Che schifo, ragazzi, muovete. Community di merda. Io non lo so, veramente. Bah. Vai nella live dei mates. Ma non so neanche chi siano i mates. Basta. Ma come non lo sai? Community di Chiara è inferiore a quella del pack, chiaro. Cosa? Ma... Chi l'ha scritto sta cosa? Ah, pensavo avesse scritto Fabrizio. Beh. Mi è sorto il dubbio, Oggettivo comunque. Come si dice? Fabrizio che te non ti caga nessuno, per cui c'è nel senso. Fabrizio, ma poi... Cioè... D'altro, vogliamo sentire l'audio che abbiamo mandato a Fabrizio stamattina quando ha scamato la storia? Ma stava per morire Fabrizio, ha rischiato... No, mi socio Twitch. Ha rischiato veramente tanto. Non glielo dico. Allora, aspetta. Antax. Ok, facciamo così. Fissiamo il messaggio. Adesso se non vi muovete... Di qualcosa a qualcuno e perdi la mod su entrambi i canali. Fabrizio, rischi zitto, veramente... Zitto! La vita. Ho fatto un errore di valutazione. Ho fatto un piccolo errore. Sono bellissimo perché guarda le storie, fa. Ma gli amici stretti hanno le storie verdi. Non, sì. Cioè, non avevano il contorno verde, io? Sì. Vado cazzata. Ecco perché parlavate tanto su Telegram tu e Fabrizio. Ma come fai a saperlo? Ma a parte che non è vero che abbiamo parlato 5 minuti. Ma che cazzo ne sai? Ma è fake. Attenzione, cioè... è morta infuocata. Che fai a cercare là? È un montaggio. No, praticamente esistono dei mezzi chiamati treni. È caduto l'ologramma, mi sa. Chiara, smettila di toccarmi lì. Ma sono qua sotto. Beh, intendevo il piede. Aiuto. Madonna, che scarso che sei. No, ragazzi. Comunque. Facciamo gara di plank. Non posso essere al caso. Perché sei di perdere?
Assolutamente no, formaggina. I treni non esistono, un complotto. Infatti sono arrivata in macchina. Con il jetpack privato. Cosa dici? Ho detto che nel jetpack. Il jetpack è privato? Jetpack privato. Mamma mia, cioè proprio un sogno. No, no, anch'io sono veramente morto. Infatti a un certo punto ho detto, ma non facciamo la live? Hai detto no. E santa fa. Poi di sta live ne parliamo da troppo. Tipo dicembre qua, anche. Vero? Sì, più o meno, dicembre, gennaio. Minchia. Che all'inizio dovevamo fare Just Dance. Non so neanche come fosse uscito. Ma chi facciamo? Just Dance. Sì, non mi ricordo, non mi ricordo. Che tra l'altro ci eravamo appena conosciuti. Sì, tipo ma infatti io subito penso, mi fa, vengo su, facciamo una live insieme. Tutto bene, Morti, siamo un po' morenti perché abbiamo fatto tutta la mattina e sono delle 5.40, ragazzi. 5.40. Andare in giro per Verona a piedi, a fare gradinate. Che voglio vedere dirlo. No, all'inizio, cioè, tra l'altro io avevo pensato, questa qua è pazzita, cioè mi prende per il culo, ho detto che cazzo viene a fare dalla Calabria, no, qua per una live. Scusi, Calabrifornia e non ne parliamo più. No, Calabria, dai. Allora, vabbè. Penso che è la prima volta che vedo la luce del sole in una live del Pachi. No, questi... state in altra occasione. Scusi. E quindi ho detto, questa di merda, cioè nel senso potrei essere qualsiasi malintenzionato, capito? Gli ho detto, ma stavi scherzando prima in live quando dicevi che vieni su e facciamo una live di Just Dance? No, no, quando vuoi che vengo? Ma io ho ferie in questo periodo qua. Ok. Devo salire ad aprile? Sì. Quando c'è il tuo compleanno devo salire? Attento che Chiara ti svalizza a casa e poi ti blocco. Che cazzo sono svalizzato? Chiara mi risponde, cosa sperma, forse non ho letto. Eh sì, poi c'è stato ovviamente il Covid, eccetera, qui, eccetera, però abbiamo recuperato quasi subito praticamente. Tempo di andare in ferie. Sì. E io continuo a dire una cosa che non devo dire. Comprerai Ghost of Tsushima. Io sì, e lo voglio portare in live, ragazzi. Smetti di copiarmi. Lo voglio portare in live. Quindi seguite me. E... in realtà ci mettiamo d'accordo, scusa, tu fai live alle 9:30, io faccio alle 7:30. Quando è chiaro che gioca Ghost of Tsushima e fa le stesse cose che ho appena fatto io. Però non magari lei fa più schifo. Perché copi il Paki? Perché copi il Paki? Ma secondo voi riesco a sollevare Chiara? Secondo me sì. A fare degli squat, tipo. Secondo me ce la faccio. Non lo guarderò da nessuno dei due, perché sei stronzo, spero. Tanto lo finirai nei primi due giorni. Che hai voglia se lo guarderai. Secondo me ce la faccio. È lo scamone. Secondo me ce la faccio. Ma Chiara e Paki, voi siete... Siete sposati, avete 333 figli e metà dei figli si chiamano Sperma, metà Spermafire 90... Ah no, ma non esiste ovviamente. Sì. Per aumentare la fanbase ci vorrebbe una donazione in un video di Fieric. Perché hai eliminato il messaggio? Era carino Spermafire. Ah ok, non me lo fa reinserire. Era carino Spermafire. L'ho inventato io per forza. Io figlio del Paki, no, questo no. Che poi Chiara ti vuole tanto bene, Sperma, ma quando ho detto fallo mod, ha detto no, non lo voglio fare mod. Aspetta un attimo. È partito un dissing a Hilda, ragazzi. Boh, ma un video di Fieric, ma che cazzo deve apparirci? Cioè, boh. Quanto male. Non lo so, dicelo tu, Chiara. Sta cercando di ricordare. Sto cercando di... di non addormentarmi. Mi sentivo una canzone... No, Tommy, calmino, voli fuori. No, ma è meglio... Banda alla vita reale. Oddio. Ho sonno. Ragazzi, quanto mi donate per chiudere la live in questo momento? No, chiudiamola là. Moto. Jacko dov'è? Non lo so.
Che poi forse a livello di come è scritto è meglio Pachi. Beh, no, un cazzo, la K e la Y fanno cagare. Ne siamo in... Posso dire che preferisco le lettere italiane. Posso dirlo. Anche 100 euro. Spero, non so, se li chiediamo la live instant. Non smettiamo, eh. Vabbè. Ragazzi, una cosa. Ma secondo voi un pappagallo si può chiamare Tex? Tex non è un nome da pappagallo. Tex! Spiega allora, dai. E come si chiama il parco? Arsenale. Arsenale. Siamo stati all'Arsenale perché faceva caldo, ho detto o si torna a casa subito, aria fresca, oppure posto fresco. Che in realtà, no, abbiamo fatto bene perché se fossimo tornati subito saremmo addormentati sicuro. Probabilmente sì. Sì. E quindi c'erano questi due tizi con i pappagalli. Ma così? Con le petture, cioè erano pappagalli domestici. E c'era questo che aveva chiamato il pappagallo Tex. Non è un nome da pappagallo Tex. Io l'avevo chiamato Franco. Io Timmy l'avevo chiamato. Era strano. Ma non è quello. Timmy, tutto Timmy. Scritto l'americana fa più fresh flex. No, fa più tamarro, fa schifo, dai, c'è Pachi. Più bimbo niente, di fatto. Cosa hai fatto? Non l'ho visto. Flexato. Ah, ok. Come stai, Pachi? Come prima. Tutti chiedono come stai, Pachi, nessuno chiede come stai, Chiara. Attenzione, aspetta che... Nice! Live morente Chiara out 9 punto interrogativo live morente Chiara out 9 punto interrogativo live morente Chiara out 9. Allora io non capisco se voi volete leccarvi i piedi. Se voi volete leccarvi i piedi secondo me, allora viva il da Chiara out. Ma lo sai che? 9? Oh? Ah? Oh? Se capesse non mi carica la live aiuto. Comunque credo che se avessi avuto delle lucce maggiori... Ti dono il mio enorme cazzo, forse si novenzfff, ma tipo fx, oppure se scrif, sto scrivendo sì che non. O A. Comunque Verona appartiene al regno delle due Sicilie. È una signora caduta. Polizia di Twitch, non a cazzo! Dove va Pachi, giustamente? Ecco dove teneva ogni volta. Eh sì, in bagno. Che pensavo uscissi dalla finestra? No, in bagno. Dice, cazzo fa a aprire ogni volta? Ho capito. Ah, ragazzi, è un posto veramente strano. Ciao, polizia di Twitch, grazie per il follow. Dove sono? Ciao, polizia di Twitch. Cosa ha scritto? Aspetta, non ho letto. Ci è stato segnalato che lo streamer va in live girando in bicicletta senza sellino. Ma non è vero, non ho una bicicletta, ho solo il sellino. Perché ho staccato da un'altra bicicletta. Ma che sfatto che sono però. Ma... è per questo che stai lontana? Cosa? Stai lontana perché sei sfatto e non vuoi farti vedere bene. No, sono messa... Guarda, sono stessa prima. Ho con le gambe effettivamente così. Confermo che Pachi non ha una bici, grazie Marto Infuocata. Polizia di Twitch banna il Danamida. Oh. No, è proprio... Cioè devi proprio immaginare di lanciarlo, poi prendi il fiato e poi lo lanci fuori. Oh! Come se fosse un colpo di tosse, ecco. Come se fosse un colpo di... Allora, sta lontano da Pachi perché Pachi puzza. Ma in realtà penso che puzziamo entrambi in questo momento. No, è vero. Solo Chiara puzza. Ragazzi, sono stronzate. Sono cazzate. Sono posso chiedervi dove potremo reperire dello sballo? Secondo me tu sei Caveraman. Io sono? Caveraman. Posso? No, secondo me no. Non sono andato da sotto casa di Pachi, non c'era una bici. Ma c'è qualcuno di Ferrari, ragazzi? È andato una Ferrari domani? Posso? Tu hai davvero voglia? Hai fatto? Vabbè, però se qualcuno arriva, faccio ciao! Tu hai detto che è un divano letto, giusto? Mm. Io sono di Ferrari, sono Ferrara, confermo tutto, perfetto. Senza... È come se fosse quasi un colpo di tosse. Ma non era... Non era... Non c'era il volume, però c'era l'intensità. No, mi da ridere, basta. Che cazzo ho detto, boh. Abito a casa di Pachi, va bene, Enderfire ti no, non posso dire. Ma è Lamkers, me ne fai vedere le Lamkers. Non le ho. No, Enderfire, hai visto che cosa tua? Che posso farti vedere che... di cose meme. Praticamente c'è...
Allora. Pensa che quella regione lì c'è pure i tacchi, se vedi, sennò sarebbe ancora più basso. Lo so, ho visto prima. Cioè. La regione è veramente bassa. Anche chiaro, in realtà, i trampoli sotto le scarpe. Siete presente quelli nei film americani che sono vestiti da Zio Sam in giro con i trampoli? Sono sotto il divano, ma non c'è posto sotto il divano, è impossibile. Letteralmente impossibile. Sotto il letto del pacco, sotto il... ma quindi siete insieme. Mi sto segando sui piedi del pacco, non ho piedi. Infatti, confermo. Aspetta, forse devo rispondere stavolta perché... No. Se no rischi di non tornare in stazione. Allora... Ragazzi. Regini. Posso dire che ho un pochino sonno, posso dirlo? Mamma mia. Chiara va via. No, 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 rimarrò qui. Rimarrò assolutamente qui. Ah, Chiara, ma Pachi ti ha fatto fumare? No, questo si chiama sole, anzi si chiama camminare interrottamente sotto il sole cocente di Verona. Con quanti gradi? Penso, boh, 33, 35. Sì, ma figa, a me fa ridere che ho scoperto l'indirizzo di Paghi perché lui era su Discord, l'ha fatto condivisione schermo e forse non si è accorto, aspetta, forse non si è accorto che ce l'ho fatto vedere casa sua. No, perché era lì zitto. Come le storie oggi? Per se scia... no. Cioè, ma... Dai, guarda che carini che sono. No. Ma perché, cos'è contro la signora? Signorina. Signorina Timmy. Oh, ma per favore. No! Io volevo solo signor Timmy. Ma loro si vogliono bene? Assolutamente no, io non penso che Timmy pensi questo. No, ragazzi, c'è mille like. Però che non si vede, però vabbè. Chiara si sta rompendo... No, ragazzi, non è che mi sto rompendo, no, il cazzo, è che... Siamo veramente stanchi, però... Ho assistito un sacco lei per venire qua, per... Però la live andava fatta, quindi... Comunque, Pacchi, io sono nel divano. Pensavo fossi il divano. Sentito questo? Io ero timido, per questo non parlavo, ma che io sono un uomo d'onore, non dirò mai della materia, spero, se no ti denuncio. No, per dire, ma che noioso. Ovvio, scusa. Ovvio. Non ti permetterei mai. Piano. No. Scusa, Enderfire, non volevo. Questo ventilatore è vista. Questo ventilatore è bellissimo. Un piacere, proprio. Dai. Hai finito questi timmi, mamma mia, mi butta di via. Comunque. Ok, molto bene. No, dai, dimmi. Tolgo la sub. No, no, no. Comunque è veramente cane morente, cioè. Chi è che toglie la sub? Vabbè. Aiuto. Cane morente, anche il tuo non è male, eh. Ah, a proposito, ragazzi, sapete che se per caso una live si può ricaricare su una live, ovviamente, tipo... Ma secondo te lo sanno? Volessi... Attenzione, Danny Lockwoods, greve. Greve. Dimmi che porto Ryoda. Vabbè, se non c'è Ryoda, mi incazzo e lo banno. Ryoda. E io sto ridendo troppo perché... Greve. Chiara, non ci sei. Come non ci sei in live? Il computer, ragazzi. Sì, anche lì, ma è vero, non è vero che gli hai dato via il computer. No, non è vero, però, cioè, non ci... Oh, Ryoda! Greve! In realtà il computer lo provo sistemare per mettere i pezzi nuovi, però mi deve arrivare ancora la scheda madre, quindi... E poi me lo fanno a mezzo pomeriggio. Bravo, Danny, bravo. Sono nascosto in questi alpachi. Davvero? Insieme al manzo, quindi sono più nel canale di piano. Basta, tasto! Privet. Esatto. Poi, guarda, io se domani scendo a Ferrari troppo, mi sento che sputa. Non... No, è vero, però non succede questo. Nel culo del Pachi, non credo. No, non penso. No. Lei lo sa bene. Dani, ok, ok, Dani. Dani! Dani! Dani? Hey! Guarda, forse dire. Poi impari a farlo anche a più intensità. Cioè, perché varia dalla superficie. Tipo sul telefono fai così, no? Fai. Mentre sul tavolo. Pachi e Chiara, ma dormite insieme questa notte? No. Io devo andare a Ferrara. Domani. Tourette? Possibile? No, non credo. Però, sai che ho avuto. Quando ha scritto Tourette, ho detto adesso mi butto a terra. Poi ho pensato, aspetta. Se lo faccio in queste condizioni penso che lo sbatto la testa qui. Sì, o vado indietro e sbatto con la testa da qualche parte. Quindi non l'ho fatto, però mi sarei buttato a terra.
che rifletto la luce? Ragazzi, non so se si nota, ma sono bianca. Ma anch'io, anch'io quando rifletto sono lì da questo. Anzi, guarda, sai quella facciamo. Rifletto la luce. Incredibile, ragazzi. No, comunque, come dicevo prima. È buio. Sì, abbastanza. Aspetta. C'è una zanzara? No. Come dicevo prima. Così un po'. Sembrata. Chiara dopo la portiamo in stazione e sennò qua per le 6:15, cioè 10:15, e grande Pachi che rimorchi, che non lo so leggere, rimorchi è il Pachi meglio di Pachi. Adio. Cosa stai facendo? Vabbè. Perché? Ciao ragazzi, me ne... dov'è? Ah, sono qui, giusto, me ne vado ragazzi, ciao. Ciao. E poi dicevo, domani andiamo, vado giù io a Ferrara e facciamo la carbonara. E forse la facciamo in live se riusciamo. E poi sapere che cazzo stai facendo, a parte che ti si vede. Lo so, sto sganchiando i piedi perché. Oh, sganchiando i piedi perché mi fanno anche. Sai com'è? Sai com'è? Cioè, so. Carbonara come? Strana. Carbonara alla ferrarese. La tipica carbonara ferrarese, ragazzi. Non vedo. Facciamo una cosa interessante. Cioè, sì, non vedremo niente, però. No. Aspetta. Vedo. No, non la, cioè io non la vedo lo stesso. Aspetta. Come risoluzione 720? Ho la webcam in 720. Ma che cazzo? Bisogna cambiarla. Ma lo schermo è. Aspetta. Oh, Dio mio. Ma avevo la webcam in 720. Ma che cazzo? Ma non l'ho mai cambiata. Aspetta. Un po' la voce, si sì, secondo me. Allora, ho detto ci sentono? Sì, guarda, devi parlare un po'. Sembra che il divano abbia le braccia perché io sono un pochino per sostenere. È vero. A me infatti si vede io un po'. Ah! Guarda, diventa anche luce. Sono caustico. Fa molto grande. Beh, il problema è che il ventilatore è rimasto a soffiare di là. Ciao ragazzi! Penso che... A parte che stavo cadendo. A parte che... No. A parte che sto uscendo da questo pavimento, non si vede. Poi... No, ma scivola un sacco, effettivamente. Non so come non mai. Si vede, ma se io facessi così... Io caldo, vabbè. Aspetta che sistemo. Caduta, posso? Sì, sì, si fa così. Imita Chiara di una... No. Beh, è bellissimo. Non so perché, manteniamo le distanze, per cortesia, no, ma perché praticamente... Sì, ma è la prospettiva, no? La... Pachi, ma quanto sei alto? Un po' meno di Chiara. È bellissimo. Io non ho il pavimento così liscio a casa, se cioè ti blocchi 2 centimetri. Raga, non si vede, ma è veramente liscio. Perché è vecchio e consumato, no? In realtà ci passo la cera ogni mattina. Ciao ragazzi, potevo entrare così, cazzo. È vero, prossima volta. Che cosa c'era su quel divano live spenta? Niente. Mantenere la distanza, iniziata in Milan-Roma. Bene. Sì, no, è perché non sembra, ma è la prospettiva, no? Praticamente, cioè... Pachi quanto sei alto, Pachi è basso. Oh, ragazzi, sono... Ciao ragazzi. Sì, allora mi che. Ma perché? Basta morto infuocato. Non ci riesco, niente. Basta. Come dicevo, sono un po' meno malto di Chiara. Cioè, solo che lei si finge una stangona, in realtà non lo è. Allora, ragazzi. Io non dico di essere a più alto, sono un po' più basso di Chiara. Ma non tantissimo. Imita uno sbirro. Poi Federico ci dirà quando arriverà. Se arriverà. Ma oggettivo, cioè tu hai detto che la tua spalla mi arriva al naso e non è vero. Vogliamo i numeri. Allora, io sulla carta d'identità sono 1,66. Io ho il potere di controllare. Ciao Johnny Boy. Gianni. Wow. Ma sei... Sei tipo stata per il dorato quando fanno i magheggi nella canzone. Non sono proprio. Beh, basso sei basso, ma non ho detto di essere alto, Dani. Ho semplicemente detto che lei non è una stangona. Vuoi vedere la presenza? Cosa
Vai, vai, vai. Sono 7 centimetri, non sono 40 centimetri. Johnny Boy, ciao Gianni. Ciao caro. Ciao John. Imita Hilda. Trifonte sulle palle! Basta. È quello, eh. Cioè, sono 7 centimetri, non sono così tanti. È mezzo cazzo, vero? Medio. Dimensioni medie. Dov'è? Dov'è il denaro? Dov'è? Oh, grazie. No, sulla casa di Italia 1,66. Che stiamo morendo insieme. Insieme moriamo ancora di più. Aspetta, aspetta, adesso imito Crow. Meraviglia, Crow. In realtà non lo so, perché non mi sono più misurato praticamente. Scusa, però, insomma, se quella volta che mi ha misurato era 1,66, non posso essere di meno. Sei perculata. Sì, sì, perculata. Ricorda che qua non hai nessun potere. E in questo momento io posso anche buttarti fuori dal gruppo Telegram. Oh, è vero, perché? Qualcuno è diventato amministratore del gruppo Telegram. Posso rifare la cosa della strisciata? Sì. È molto bello, molto bello. Sì, vai, fallo, 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 è divertente. No. Prima o poi ci becchiamo, no, non credo proprio. Non penso, a chi sta dicendo? No. Ma top minute. Rischiava di esserci un... vabbè, niente. Ciao ragazzi. Bello però, dobbiamo fare così. Aspetta, aspetta che magari mi vedo. Aspetta, dobbiamo far così, cazzo. Vai. C'è quello delle lei di merda. Io a 14 anni sono alto 1,63, tra un po' ti supero. E dipende se cresci, anch'io a 14 anni ero alto 1,66. Io a 14 anni ero alta. E sono rimasto così. Ma ragazzi, ma l'altezza non è importante, l'importante è il cazzo grosso. È l'altezza. E non ho neanche quello. È l'altezza. Comunque sei basso. Ma non ho mai detto di essere alto. Ma l'hanno detto loro, l'hanno detto. Sembra quasi un trucco di magia triste, è vero. Quale? Quello del... Questo? Sì. No, no, la giardina, vabbè, se mi guarda, 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 se faccio così... Wow. Qua è... Comunque, ripeto, io non ho mai detto di essere alto, so benissimo di essere basso, ma Chiara quando parla sembra che sia 1,80 m. Beh. E non è così. Beh, un po' 1,80 m lo sono, no, non lo sei. Sì. Scus. No, non da certo. Voglio diventare uno schiacciatore di pallavolo, quindi per me l'altezza è importantissima. Poco ci manca, 7 cm, hai visto? Ma sono pochi 7 centimetri, ragazzi, sono così. Cioè, allora, prendiamo il famoso livello da 60 centimetri. Che cazzo è? Oh, un sacco di brughe. Ma perché poi io sono... Io volevo stare a questo. Aiuto. Ragazzi, sono buggy edge. Con questo livello ci ho misurato tutta la stanza. Allora, 7 centimetri sono esattamente... Ho capito, ma non so, non so se capiamo. Ma mi arrivi col naso alle spalle. Ma Chiara, perché sei lì? Sono. Allora, ragazzi, avete presente quando non so se qualcuno. Se mi stessi prendendo, ti giuro, ho avuto paura. No, avete presente quando ho detto: no, ragazzi, le live non ci saranno. Probabilmente ci sono dei problemi. E perché io sapevo già che dovevo salire da un mese e mezzo. Esatto, tipo. Io sono salita a Ferrara, che era venerdì. Ma in realtà a Fede ci ho misurato tutta la stanza, scusa, vai avanti. Sono salita venerdì a Ferrara e poi domenica avevamo programmato di fare la live insieme, quindi stamattina sono venuta qui, abbiamo fatto un giro a Verona e poi live. Top guida turistica. Oh, non so, io top guida turistica. Ma vaffanculo. Guarda che non si chiede una donna quando si è laureata, eh. Non si chiede una donna quando si è laureata. Non lo fate mai. No, no, no. Davvero ci ho misurato la stanza. Sì, 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 non sto scherzando, ragazzi. Infatti, no, vabbè. È molto intelligente, Pachi. Oh, sì. Intanto ho misure perfette. Ah, certo. Cioè, non sto scherzando, va bene? Cosa vuoi da me? Questo è il signor Timmy. Dove è il signor? Ah, è là che dorme. Infatti... Continua, Chiara. Non lo so, non mi ricordo già più. Ah, e domani ragazzi, se riusciamo con la connessione, perché in appartamento da me c'è il wifi, però c'è il wifi, però però dobbiamo capire, perché non, forse non va così faccio bene. Faccio io, mi uccide. Ma
forse non va così bene, volevamo fare il piatto tipico ferrarese, cioè la carbonara alla ferrarese. Quindi, ciao Francesco. Visto che lui viene in appartamento, forse se riusciamo... Che tutta così. Sì, sì. Lui viene in appartamento. No, no Francesco. Uno call, one call. One call, one. Sacrilegio. Ah, è famosa la pasta, la carbonara alla ferrarese. Danny, devi sapere questo. Forse Lazio. Allora, io posso aprire questo discorso? Apriamo un discorso. Serio? Avete rotto il cazzo questa cosa che la cucina italiana non può essere modificata in alcun modo perché... Quello basta. Detto, vuoi venire a mangiare la carbonara lì? E gli fa sì, però io ho detto, aspetta, ma se sei una di quelle persone che comincia a fare... ma la pancetta no perché ci va il guanciale e le penne rigate no perché ci vanno gli spaghetti e questo così no, ho detto non viene a mangiare, sappilo che non entri in quell'appartamento. E invece ecco, visto che Danny mi sa che non entra, quindi forse vuol dire che non capisce una mazza di cucina. Allora, siccome questo è il mio canale posso farlo, Danny. Così per capire delle cose, spaghetti alla scorregione quelli si possono fare, stavo dicendo, quindi se riusciamo che... E sapete cosa vi dico? Che io sono qua che aspetto di mangiare la pizza con l'ananas da una vita, va bene? Anch'io voglio mangiarla. Dai, prendiamola, posso perché la farca della carbonara. Facciamo, le ordiniamo tutte e due. Ti immagini per la live che non va la connessione? E dopo la carbonara una bella pizza con l'ananas. Io? Merenda, ci facciamo merenda. Ho una cena molto presto. Aperitivo. Compromesso, compromesso. Se vuoi, io dell'estate aperto da quando sono arrivata. L'estate è zero, però. Lo so che fa schifo, se l'estate è zero zucchero, praticamente. Ti togli quello che cazzo è. Acqua sporca. No, dai, facciamo rientrare Dani. Povero Dani. Comunque, diciamo, se riusciamo a fare la live, ve la beccate. Altrimenti, sì. La mia proposta, come ho detto prima, era Instagram, però mi sa che... Sì, sì, l'ho stai mautato. No, ma era una gag così per dire. Comunque non ti permettere più. Denunciami. Ma bello. Ti sei ancora una live dove cucinate pasta sporca di uovo. Mangiavo l'ananas, dai, e la pizza con l'ananas. Carbonara con l'ananas. No, quello non fa. Io penso che faccia veramente schifo. Tipo abbastanza. Formaggino e fruit cake. Ma non le abbiamo mica mangiate insieme? Beh, quasi. No, ma c'era un'estate te di mezzo. Ma come io sono simpatico. Dani? Dov'è? Dov'è? No, basta. No, io mi ho dato il messaggio e basta. Oh, io sono un tiranno, ragazzi. Specialmente se sul mio canale. 9? Tex? Comunque... Dov'è? 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 No, comunque, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah no, che avete rotto il cazzo questa cosa che la cucina italiana è sacra e non va insozzata con queste sconcerie. Tipo i tortellini oggi che erano buonissimi, però c'era veramente troppo burro, nel senso... Cioè, tortellini andrebbero mangiati solo in brodo, allora, se vogliamo mantenere la tradizione. Cioè, non si può più sperimentare, insomma, dai, non rotto il cazzo. Basta, ti prego, per favore. Va bene, basta. È finito? Sì. Comunque anch'io sono nato nel 75, chi? Yoda? No. Sì. Greve. Sei alto, non sei il massimo impatto. Ti prego non mi buttare di là per favore, Stefano. No, solo perché c'è il ventilatore che sennò... Appunto. Sennò, come fa? Quando non sono non stanco non ritornerei indietro. No. Io fai. Comunque io riesco ad alzarla, chiaro, sono sicuro. Sì, posso farlo. Ma, raga, tre caffè, tre. E neanche... Poi un altro. Non serve, non vedi come sono... Cioè, stamattina... Allora, dovete sapere che in quell'appartamento c'è solo la caffettiera grande. Quindi, che fai il caffè lo butti? No. Te lo versi tutto. Quindi, quasi tutto il caffè tuo, della caffettiera grande. Ups. E... maleducados. Scusas. Oggi non abbiamo parlato con la S. Un po' sì, in realtà. Ma pochissimo, guarda. Hai ragione. Scusis. È una scamonas. Ma abbiamo fatto anche... Muscolo X, ho fatto un segnale, scusi, lei... Muscolo B, muscolo B. Che stavo dicendo? Non ti stavo ascoltando. Ma che cazzo è? Stavo capendo per dopo. Cosa, ragazzi, che stavo dicendo? Per favore, ricordate. Veramente molto interessante che nel tuo appartamento... sì, la caffettiera grande. Quindi un caffè lì, un caffè quando sono arrivata a Verona, un altro dopo pranzo. Basta.
Sono condizioni. Questa è caffeina, ma cosa mi avete dato? Acqua? Vuoi un altro caffè? No. Come si setta il bot dei livelli? Praticamente no, c'è una cosa che fondamentalmente non lo so, non ho idea. Io l'ho messo e c'era già, fine. Ma poi è una stronzata. Comunque Chiara era convinta che te si raccontano un sacco di cazzate su Verona, su quello che l'ho fatto vedere. E in realtà era una cosa che volevo fare. Io quello che ho detto su San dietro. Vicolo dietro San Sebastiano. Vicolo dietro San Sebastiano era vero. Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, non riuscirei mai a ripeterlo perché non te lo ricordi già più, immagino. Ci ricordiamo la sensazione che faceva ridere, basta. No, più o meno non ricordo la storia, però non farebbe ridere così. I San Sebastianini. Cioè, voi non lo sapete, ma un'improvvisazione. Dai, di la verità. Una buona improvvisazione. Sì, 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 no, infatti, sei brava. A sparare stronzate, non ci vuole niente. Non ci metto niente. Siete due ippopotami. Mi fai sì. Sì, è vero, abbiamo mangiato un sacco effettivamente. Io ho mangiato di più ieri. Ridi. Vuoi un altro punto? No, basta. Chiara, mi fai sentire come schiocca il pacchi. Cosa dire come schiocca il pacchi? In che senso come schiocca il pacchi? Mio, cioè non mi schiocca neanche le dita. Ah. Questo il sinistro non mi viene. Sì. Schiocca. Ah, ma è nata sul braccio, vai. Ma in che senso? Ma è nata a schiaffo o ma è nata? Penso di sì. Vedi. Sono stanco. Ma sì. Sei stanco o sei stanco? Sono stanco. Dai una pizza. Ma qui che proprio fa pa. Oppure. Cioè dove? Penso qua, penso dica qua. Qua? Con la maglietta non si sente bene però. Non viene su. Basta. Anche questo canale. Una bella un bello schiocco. Margherita ovviamente. Ah. Ho capito. Margherita. Ah! Metti un dito nel naso al tacchino. Perché? Non c'è neanche per volta di. Cioè, voi non lo vedete, ma io sono veramente stravaccata. Cioè da lì non sembra. Stravacchina? Io sono stata a imbloccare. Raga, se andate al Lido Spina. In provincia di cioè a Comacchio, no? Ok, dai. Lido Spina. C'è questo locale che si chiama Gli Stravaccati. Veramente, veramente buono. Come che si chiama il pollo? No, quello che se scappi. Non c'è scappo, c'è davvero, però non è vera la cosa dei tirando. Racconta. No, non ha senso. Non è ciao, Scania non Team. Non mi ricordo. Dai, allora Chiara oggi ha millantato che a Cosenza c'è un locale. No. In Sila, nella montagna. Cioè nella montagna. Cos'è l'Hobbit? Nella montagna. Cioè, vabbè, c'è questo ristorante che si chiama. No, è un locale così, una rosticceria che si chiama Mangia e Scappa. O Scappa e Mangia. No, vabbè, amico, Mangia e Scappa se non sbaglio, a meno che non ha cambiato nome. Spero di no. E io gli ho detto, Pachi, lo sai che qui se riesci a scappare senza farti capire, perché loro sono attenti, ormai sono abituati, cioè se no pagherebbero troppi pranzi, se riesci a scappare con una bella tattica ti pagano un pranzo, perché si chiama Mangia Scappa, in realtà si chiama davvero così, però... E io ho detto, no, è una cazzata, no, è vero, è vero, Pachi, è vero, va bene, ci credo, beh, non è vero! Anche il fiume leggendario. Già è cambiato nome, già cambiato conformazione geografica. Allora ragazzi, qualcuno di Cosenza? No. Mangia e Scappa. Vedi? Sì, ma io ci credo che c'è il locale Mangia e Scappa. Non credo che se scappi ti offrono il pranzo. Ma hai appena detto di no! Sì. C'è una parolaccia lì? In che senso? Cazzo? Vedi. Se scappi ovviamente quella sì, poi ti cerca. Ci abbiamo provato oggi, poi sono arrivata. Ma quale bar? All'Arsenale, sì, a prendere il caffè. Ti suggerirò una tecnica veronese e anche napoletana. Mi dissocio, non scherzo, ragazzi. Ma che l'ha fatto davvero? È una signora che già ti ha fatto. Si mi sono fermato mezzo metro dopo, però. Greve. Oddio,
chiudiamo la live, ci strabacchiamo un po'. Io però se sto basso. Comunque, benvenuto alle Goblin Caracchi. Ah, è vero, no? Ma cos'è sta storia che non so un cazzo? Io volevo mettere anche la storia su Instagram, poi sono salita. Cioè, ho visto la squadra, ma come funziona lì? In che senso? Cioè, non ho idea di cosa sia. Cioè, ho visto gli stream di squadra, quelle robe lì. Non l'avevo capito. Non lo sai neanche tu, hai detto? E continuerai a non saperlo. Allora, Dani, non era per la questione dei goblin, era per la questione generale. Non me ne frega un cazzo dei goblin, non, sinceramente parlando. Io farò una squadra mia. La chiamerò Utoli. Sgrodolitz. Sì. Io prendo dei tortellini pure a sabbia. E io prendo gli straccetti di Manzo e Sgrodolitz. L'ho fatto. Prego, bene. Prego. Ma no, non vi sto dissando, che non me ne frega nulla, sinceramente. La faccio davvero. E no, perché l'ha chiesto prima a te. Poi ah, è vero, ha chiesto prima. E lei signorina? Oh, non so come chiamiamo. Chiamiamo. Signorina. E lei signorina. E lei signorina. Grazie. Cioè, lei signorina, intanto lui aveva appena finito di dire sgrodolo. E io era lì. Tortellini pure salvia. Probabilmente mi scoprirò qualcuno effetto alla fine della giornata. Buon per te, Sperma, farlo protetto. Cioè, non era un blast, non era nulla. È che non me ne frega nulla di. Cioè, non so neanche cosa sia lo stream di squadra. Figurati se mi interessa. Cioè, capito? Figurati se mi interessa entrare nei Goblin, che non so neanche di che cazzo si sta parlando. Greve. Oddio, sono troppo stanco. Sì, vabbè, oggi sì, il ristorante comunque è stato. Vabbè, il cameriere, Dio buono, cioè, continuava a venire a parlare. Quel cameriere. Ehi! Che appunto. No. Sperma, forse. Sperma, forse. Ma lì è proprio uso manco, alzo. Non mi sono troppo in nuda oggi. C'è una zona che sta ronzando intorno. Sono troppo in nuda oggi. Eh sì. Vuoi l'auto? No. Non era un punto che no. Cioè, buongiorno, ma. Ho parlato adesso. Mamma mia. Gli straccetti di Manzo sgrodolo. Ma è davvero sgrodolo? Sì, ho detto una roba. Del... Davvero? Ho detto una roba. No, non c'era scritto sgrodolo. Sì, sì, no, io ho detto sgrodolo. Eri lì di fronte a me. Appunto. Sì, sì, no, non l'ho detto. Gli straccetti qua di Manzo e sgrodolo. Sì, no, perché non ho detto niente. Perché io non. Ma non è che, certo, non è che sono cliente abituale, quindi sa che vado lì e quindi e sono un coglione, no? Di cavallo sgrodolotz, di manzo sgrodolotz, eccetera. Tutto Enderfire? No. Non credo che lo farò. Ma di sgheno. Scus. Spero che non si ama Ryoda, Ryoda out. Eccolo lì, bravo Ryoda. C'è un po' di aria fresca, perché qui c'è il ventilatore. Mamma mia, meno male che c'è il ventilatore. Sto io morendo. Condizionatore. Eh? Condizionatore. Che ieri, ops, questo non è azienda. Ieri, per sbaglio, mi sono scordata il condizionatore acceso tutta la giornata con le finestre aperte. Spero, forse non ha capito come funziona l'emot. Mi sa di no. Ryoda non si infama, bitch. Ryoda out. Stavo per dire una cosa che non posso dire. Basta, no, io non ce la faccio. Poi manderò mutare il mic? Sì, ma perché bisogna dire delle cose che non si possono dire su Twitch perché sono bannabili, ecco. Quando arriva Fede? Non so se arriva, ma non ho scritto nulla. Non credo che arriverà. Magari sta arrivando con la bici e non ti scopo questo. Fede! Ma scherzo, Fede. Vado? Perché è diventato la Madonna? Madonna Verona. Madonna Verona. Sei e 10 tipo. No, 6 e 10 impossibile, Fede, dobbiamo andare via. Sì. Qualcuno brucia qualcosa? Il cazzo.
No, a me invece bruciano le spalle e questa parte qui, perché ieri qualcuno ha deciso di fare bagni al mare. E... meno male che ho detto di portarti il costume. Sì, alla fine è servito. Tra l'altro sei incazzatissima quando gliel'ho detto. Chiara, adesso che sei qua devo dirti una cosa. Il costume non serviva a nulla. Ma perché tu... Chiara, però vabbè, dai, non fa... per stavolta non fa niente. Poi magari quando risali... cioè, sapete cosa succederà? Che la prossima volta le dirò che serve il costume, che serve davvero, e non se lo porta. No, me lo porterò lo stesso. Vai, muoviti, Fede, muoviti. Marla, subito. Quanto ci metti in bici? Bagno in mare nudi? No, no, ma se l'era portato, ma non dovevamo farlo. Ma poi è vero, non c'è il mare. A parte questo. infatti. No, no, ma glielo avevo detto così per ridere, cioè, detto, portati un costume. In realtà, quindi ieri sono stata a Comacchio da Davide. Davide Curios. Comacchio! 82. Davide, già. Tipo 10 minuti, ah, ok, come? Puoi fare. Beh, me lo facevo prestare da Davide, ti fai il costume di Davide. Se faccio velocità sì, sostenibile. Sì, mi sono portato il costume, ragazzi. Ieri, cioè... due. Sì, due costumi. Perché se io gli dico una cosa, lei la fa. Purtroppo sì, ho questo problema. Mangia il hacker. Mangia un altro wafer. Proviamo, dai, dille qualcosa. Mi passi l'acqua, per favore? Dov'è? Non lo so. C'è la mia bottiglia. Ma non ho un bicchiere, cazzo. Vabbè, però l'avrebbe fatto, dai. Spammini a caso. Dille qualcosa, tipo copriti. Un pochino, sì. Guarda, coperto. Copertino, un velo da suor. Un burka. Chiara, gazzo, cosa? Telegram. Ci credo, dai. Cosa? Ma io mi sto cominciando a riprendere un po'. Io no. Non so come sia possibile, ma comincio. Forse perché. Oh no. Scrutoli! Ma perché continuate a spammare gli stessi comandi? No, ragazzi, non ma devi. Fatto... cioè, che palle! Poi vi lamentate che non è morente, ma se voi siete una chat morente. Ovvero. Degli utenti morenti, anzi. Poi non dovremmo dire. Cioè, dovremmo essere noi a creare contenuti, però quello ti discorso su Marco. Allora, paghi, parliamo di cose. Ecco. Io dico, nelle live abbiamo tante cazzate da dire, ma. Perché siamo stanchi, cioè, ieri è stata una, abbiamo dormito poco, ieri abbiamo fatto di tutto, tutti e due, e oggi siamo stati in giro tutto il giorno praticamente, siamo tornati, tornata... abbiamo aperto la live, non si schiavizzano le donne, no, ma io gli ho chiesto per favore, ci sono le prove video. Io sono tornata che erano, le due, forse erano, non so. Top mod, che no, io ho i mod nella blacklist, praticamente sono delle... se, no, sono delle... mi prendevate ieri sera, sarebbe stato divertente. Divedende. Come, non capisco. Se mi prendevate. Ma noi eravamo insieme ieri sera. No, infatti. Quindi siamo tutti d'accordo che le donne non si stuprano, assolutamente. Assolutamente. Sì, sì. Sì. Assolutamente. Sì. Perché il tuo microfono fa tic? Il mio fa tic ogni volta che lo muto. Cosa vuol dire tic? Fa rumore. Il tuo non si sente il rumore. Mi fa poco rumore. Ah, è vero che il tuo si sente tanto anche quando lo riattivi? Boh, non lo so. Vabbè. Si è capito? No, ma perché c'era tutto un lapsus, non si è capito molto bene. No, mi dissocio, era una battuta, non scherzo. Cioè, si spera, si sente, è acceso il microfono, grazie al cazzo, l'ho spento un secondo. Mamma mia. Vabbè, guarda, veramente. Io chiuderei la live comunque, dai. Tanto manca poco. Bene, tanto c'è una chat morente incredibile qua. Infatti, no, cioè è uno scherzo, tanto. Non l'ho detto davvero, sono mosso le labbra. Ora ho paura di chiudere la live. No! Posso dire? Ma sta arrivando Jekos. Ma non so se Jekos vuole entrare in live. Ah, aveva detto no prima. Aveva detto che non vuole entrare. Ma gli aveva scaricato GTFM. Ma non ti vogliamo! Ma può entrare in città? Ah beh, in città sì, ma nella Blitz Gang no. Nella Blitz Gang io l'ho già detto, è difficile entrare. Io cancellerei il VOD, io lo... ma io lo lascio lì, non me ne frega nulla. Ah, vi chiedevo, ragazzi, magari che ci sono anche... c'è Danny e c'è Ryoda. Sapete se tipo questa live la posso ricaricare sul mio canale? Cioè, se io dico... cioè, le passo il file, to, piglia. Posso ricaricarla, sì o no? Speriamo che si dice no a caso. Se mi volete non vengo. No, ma puoi entrare in città. Cioè, altri su cui ho posto il veto lo fanno. Ma non... cioè, ovviamente è difficile entrare nella Blitz. Ma non puoi entrare sul canale Twitch? Sì, certo. Ok, a posto. E allora? Ah! Boh. Ah! Ah! Non
No, niente, sono tutto stanco. Free boot. Beh, sì, se do il permesso io, effettivamente. Sì, ma la ricarico. Ah, beh, sì. Sì, sì, non come live, non mi interessa. Io volevo solo ricaricarle e basta. C'è la questione delle 24 ore, ma tanto sicuro non la carichi dopo. Non avrei neanche una chiavetta USB, sicuro con te. Oh, ce l'hai. Grande. Ma te la passo allora. Me la porto sempre questa. Non avresti nemmeno bisogno del permesso. Ciao, sì, Luca, sì. Anche lei, effettivamente. Sì, Luca, scritto, sì. Ciao Luca Flash, grande, incredibile. Sì, arriva velocissimo. Se lei di merda ti rovina il canale. Boh. Perché la tua chat va così veloce? Non lo so. Ma e io, cioè, capito, la mia chat va così veloce. Va lentissima. E tu non ci stai dietro comunque. È un altro discorso. Ma chi sì, no? Perché c'è tanta gente? No. Perché ci sono io? No, non è una domanda. C'era una risposta alla tua domanda, la sua va così violenta perché da chiaro ci sono due utenti, è vero, che di solito sono tutti su Discord, per cui c'è Tracy Spectrum di 6, non diventerà un emote. Cosa è il Tracy Spectrum di 6? Ma perché, grazie Luca Flash per il follow, e perché una c'è volta c'è una cosa, ogni volta che followate io mi alzo e faccio la non c'è nessuno che si follow, ma qua. Dai, fallo. Aspetta. Ma io mi ammazzo, ti devo arrivare a casa che mi spacco la gamba. Wow, ragazzi, ma l'avete visto, ma... Grazie Scania Team. Sì, comunque hai visto che prensile che sono. Aspetta. Aspetta. No, però devi già partire. Cioè, quando stai partendo e dove. Cioè. Se tu parti, io faccio così. No. Non ho capito. Tu parti, io. Ah. Non so. Così, dai, più o meno. Sono stanca, ragazzi. Ecco, questa qua. Sapete perché. Vuoi il follow? Ma come vuoi. Sapete perché? Perché io sono stanca, quindi l'unica cosa che fare è. È uscire dalla webcam. Cringe. Ti insegno un trucco. Ciao ragazzi. Wow. Adesso c'è il pavimento strisciato. Top risposta diplomatica. Vabbè, se vuole metterlo lo mette, se no no, che cazzo devo fare? Convincerlo. Se vuoi ti convinco così. Sei illuminata. Grazie Dani. Devo alzare. Guarda come ci risposta gli attacchi perché puzza. Che era finita di essere stanche? No, non puzzo tanto. No, veramente non puzzi proprio, però vabbè. Ah, grazie. Tu un po' sì. Io non so. Io sono sadico. È vero. No, ho detto che so di bagno schiuma. Ho detto che so di merda. Ma perché ti sei dovuta mutare per dire una cosa del genere? Non lo so. Smettete di muovere che mi mettete caldo. Non ho il mio bagno schiuma. Ah, stai fermo. Stavo dicendo, non ho il mio bagno schiuma presso, che esatto, come si rigorosamente al cocco. Ho usato un bagno schiuma diverso. E quindi non. Cioè non. No. Sì, che secondo me è maschile, però. Smettetela di muovermi che mettete caldo. Gli animali non mancano mai, pare direi. Ma il bagno schiuma al cocco è simile alla. È sborba! Sborba! Aiuto! Buon dai! Direi che possiamo andare in chiusura. Assolutamente sì. Perché non stai? Wow, ma sembra che sta staccando. No, aspettate Jacko. Non vuole entrare in live, Jacko. L'ha già detto prima, ma poi se arriva troppo tardi è un casino, meglio chiudere adesso. Noi tra 10 minuti dobbiamo andare via. Sì. Si allontani. No, questo è il mio indizio. Ma stai zitto, Pacchi. Pacchi tocca le tette a Chiara, ma non è vero. Stai zitto, Pacchi. Sì, no? Pacchi? Pacchi? Questo è... Sì? No? Pacchi? Ma non vuole entrare in live. Ha detto prima, mamma mia ragazzi.
perché c'è sempre il tuo telefono in mano? Che palle, dov'è il mio? Ah, è là in carica. Guardo, guarda cosa mi dico. No, dall'altro lato così l'inquadratura migliora. Time out no, Dani? Cosa? Diamo un time out di benvenuto a Dani Rocoz. Ma in che senso? Greve. No, dai, non time outatelo, eh? Dall'altro lato in che senso? Nel senso che prima mi ha fatto, si è lontani, ho fatto così e li fa dall'altra parte. Ah. No, dai, togliete la sospensione, bravi. E vado a vedere cosa mi dicono. Bene. Tu intervieni? Assolutamente sì. Pronto? Greve. Ah. Aiuto. Parla di me. Allora, non degli altri. Gazzo. Io ho molta paura. Ma perché? Allora, o sono troppo alta io? Oppure questa cosa non si spiega. No, Fabrizio, dai. Ragazzi, non attaccate Fabrizio. Fabiana, Fabio. Fabrizio! Bello dirlo su questo canale, Fabrizio. Spero non fossero via queste cose. E il canale adesso è mio, molto bene. Ah, oh, Dio. Beh, adesso che il canale è mio sono molto contenta. Ok. Che era andato? È successo un casino, dobbiamo andare. Dobbiamo andare? È successo un casino. Ah.